Salve care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santen Chan che vi saluta. Grazie a tutte e tutti per seguirmi in YouTube. E passiamo al tema del giorno, che sarò breve per caricare, dare edizione, formato e caricare il video. Oggi ho ripostato nel mio profilo di Facebook, Twitter e poi Google Plus un video che è da 3 ore che l'ho ripostato, un video che feci anni fa, non so. Sì, già anni fa, come passa il tempo, sulle Olimpiadi, come potete vedere da Facebook. Però vediamo la pagina esatto, sta qua. Avevo preso un accidente, dico, vuoi vedere che si è cancellato perché qua adesso non c'ho il wifi, l'ho spento. Il 4G. Questo video fu pubblicato il 24 luglio 2014. Ed è titolato Breaking News, possibile insuccesso Olimpiadi Brasile 2016 a Rio de Janeiro. A rischio Zika, corruzione e terrorismo. Se non mi sbaglio, il 2014 è stato l'anno del campionato di calcio. E sì, un momento. Che vado a verificare. Sì, esatto, mi era venuto un lapsus. Io non voglio fare dettagli o correggere il video, quindi andrà così. 2014 FIFA World Cup in Brasile. Non so se voi vi ricordate, perché è appena successo 2 anni fa, proprio nel periodo in cui si svolgeranno le Olimpiadi estive. Ma in Brasile è scoppiato uno scandalo e qua io ho fatto il video proprio nel 2014, ne ho fatti tanti sui mondiali di calcio che potrete cercare nel mio canale di YouTube Santen Chan, ma ho fatto anche questo video dicendo che avrei era un'anteprima che avrei trattato del possibile insuccesso delle Olimpiadi di Rio de Janeiro estive brasiliane del 2016 per via del Zika, della corruzione e del terrorismo. Eccomi qua nel 2014. Il video non parte. Ma adesso ne sto facendo un altro, quindi chi se ne frega. Ah, ecco, vediamo se si riesce a sentire. Annunciandovi un possibile futuro argomento che tratterò in giornata o magari in questi giorni. E si tratta delle Olimpiadi del Brasile che si terranno nel 2016. Incredibile. Non solo non sono riusciti a finire a tempo tutti i lavori per i mondiali di calcio 2014, e che si sono conclusi questi lavori con mille di inconvenienti, ma addirittura avevano già preso un altro impegno a livello mondiale con le Olimpiadi 2016. Incredibile. Però quelli che fanno parte del comitato organizzativo delle Olimpiadi sono più allarmati di quelli
che facevano parte del comitato organizzativo del mondiale di calcio della FIFA, perché dicono che a tutt'oggi, a più di 2 anni dall'inizio dell'apertura dei cantieri, Vabbè, ci sono dei problemi con il 4G, ma il resto della storia ve la racconto io. Nel 2014, qua chiudiamo, se no poi magari parte solo. Nel 2014 i brasiliani, mi sembra che ancora c'era Lula da Silva, o no, che aveva assunto la Dilma, hanno avuto, anzi, in realtà si sono candidati prima, hanno avuto l'idea, quando si sono candidati per il mondiale di calcio 4 anni prima o più, di candidarsi anche per le Olimpiadi. Per quanto riguarda i mondiali di calcio del 14, sono arrivati giusto alla data precisa, che con dei ritardi clamorosi, con degli incidenti che hanno ucciso dei lavoratori brasiliani che lavoravano nei cantieri, e con molte opere che sono state proprio concluse per miracolo e con qualcuna che non era stata neanche finita. Le Olimpiadi poi si sono rivelate una fonte per la corruzione. Infatti, oltre allo scandalo Petrobras, che ha coinvolto Ignazio Lula da Silva, l'ex presidente brasiliano, è implicata l'attuale, quella che fu la presidente Dilma Rousseff prima che fosse destituita dal suo vicepresidente per corruzione. Sembra coinvolta anche lei nella Petrobras e nelle Olimpiadi nei mondiali di calcio, ma il suo vice, che non mi ricordo come si chiama, vabbè, non importa, perché si può trovare su internet. Il fatto è che si è scoperto che parlava con uno dei suoi collaboratori dicendo: è meglio accusare Ignazio Lula da Silva e Dilma Rousseff, Temer, esatto, il vice di Dilma, che è diventato presidente interino in attesa di altre elezioni. Si scoprì che parlava con un suo collaboratore, meglio accusarli a loro prima che arrivino a scoprire che dietro le tangenti e le mazzette per i mondiali di calcio e le Olimpiadi ci stiamo anche noi. Adesso stanno indagando pure sulla corruzione nel governo Temen, perché si pensa che sono implicati anche loro in scandali economici. Con i mondiali di calcio ci hanno mangiato tutti in Brasile e hanno fatto sparire un sacco di miliardi, ma non è soltanto un fenomeno brasiliano. Anche in Italia, nel Regno Unito, in Canada, in tutto il mondo che si sono fatti questi giochi, sempre si è sforato il bilancio inizialmente prognosticato, il target, il budget. Adesso vengono le Olimpiadi in Brasile estive, ed io nel 14, da Nostradamus che sono, ma ci occorre poco per esserlo, perché già si vedeva quello che stava avvenendo con le Olimpiadi di calcio, che c'era tanta corruzione, tanto magna magna, non finivano le opere, non si sapeva il denaro dove andava perché era finito subito, hanno dovuto chiedere dei prestiti, il costo lievitava. Però io pensavo che sarebbe successo peggio con le Olimpiadi che con quello che era successo con i mondiali. Infatti, già da allora si temevano per tre fattori. Innanzitutto la corruzione che fa lievitare i prezzi e che non fa finire le opere a tempo, cosa che sta succedendo perché mancano poche settimane. Ad
ad agosto dovrebbero iniziare le Olimpiadi o quando? Perché le chiamano Olimpiadi estive, però non so, quelle d'inverno quando le faranno. Comunque agosto, non so se sarà settembre-ottobre, allora che faranno le Olimpiadi. Beh, comunque, non riusciranno a finirle in tempo perché ancora stanno con una buona percentuale di opere inconcluse. Poi, da molto tempo che, siccome questi ultimi governi corrotti di Ignazio Lula da Silva e di Dilma Rousseff si sono mangiati tutti i denari che erano, come loro dicevano, demagogicamente e populisticamente dirottati all'assistenza pubblica. Se li sono mangiati, non hanno potuto rimodernizzare opere pubbliche, quindi ci sono gravi deficienze nelle strutture di infrastrutture dei servizi cloacali, l'acqua potabile, l'elettricità, eccetera. Una delle calamità per cui saranno a rischio le Olimpiadi estive è il Zika, che oltre al dengue e al chikungunya sono malattie che le trasmette l'Aedes aegypti, la zanzara quella bianca e nera che non è juventina. Ma il Zika ha la peculiarità che magari alla gente comune non gli fa particolari danni, ma colpiscono i bambini e in particolar modo i neonati. Quindi le donne incinta non possono essere punte, altrimenti i neonati diventano encefalitici. Se un uomo viene punto e ha delle relazioni con la sua compagna, capace che il figlio gli nasca encefalitico senza massa cerebrale. Quindi è per quello che gli atleti spagnoli stanno prendendo delle precauzioni per non ammalarsi di Zika. Però immaginatevi in Rio de Janeiro, una città tropicale, il boom di zanzare che ci sarà, vettori di Zika, è impressionante. Poi ecco il fenomeno della corruzione, che è stato la rovina dei mondiali di calcio 2014. Corruzione fuori e dentro i campi, perché a mio giudizio hanno anche pilotato i risultati. Comunque è un'impressione mia. Anche perché il calcio a me non mi frega molto. E poi terrorismo. Sarà un evento multitudinario? Non si sa. In pratica forse no, proprio perché i terroristi ci contano con che sia un evento multitudinario e faranno di tutto per essere presenti, come in quelle partite di calcio in cui volevano fare degli attentati quando hanno fatto gli 7 attentati a Parigi, no? Che c'erano le europee in corso, la Coppa Europea. E quindi in ogni episodio massivo cercheranno di essere presenti i terroristi e di uccidere quante più persone possibili. Per quanto riguarda le Olimpiadi, penso la stessa cosa dei mondiali di calcio. La gente si fa sfruttare con questi falsi nazionalismi. In realtà, così come i mondiali di calcio sono un evento organizzato da un ente privato, i cui partecipanti, le nazionali di calcio, non hanno nulla di nazionale, ma sono dei club privati che scelgono a livello nazionale per rappresentare la nazione i migliori giocatori di club privati di calcio di Serie A, per cui la nazionale italiana non è più nazionale di quanto lo sia la Banca Nazionale d'Italia. Anche la Banca Nazionale d'Italia è un ente privato di lucro, a fini di lucro, che sceglie la sua cupola direttiva in tutte le banche private d'Italia. Quindi la Banca Nazionale d'Italia è un ente privato. La selezione nazionale di calcio italiana
la squadra nazionale italiana di calcio è un ente privato, è una società sportiva privata che raccoglie i suoi aderenti fra i migliori giocatori delle selezioni di Serie A private, fra i club privati di calcio. Ad eccezione dei paesi comunisti, nessuna squadra di calcio è statale, nessuna banca è statale. Lo stesso vale per le Olimpiadi, che come ente si costituì nel Regno Unito, a Londra, credo, per rivivere lo sport degli antichi greci. Ma è un ente sportivo privato. Tutti gli stati che vi vogliono aderire devono pagare un'iscrizione, come se tu vai al club sportivo del tuo quartiere. Tutti gli stati si iscrivono e mandano le loro delegazioni, delegazioni che sono supportate dallo Stato, ma che sono delegazioni private, dal momento che scelgono i loro atleti fra le migliori delegazioni di ogni disciplina a livello nazionale, lanciatori di martello, corridori, atleti vari. In pratica, è un po' come se continua a essere vigente la lapidaria sentenza dei nostri antenati romani, la sentenza latina che diceva panem et circensis, al popolo per tenerlo buono bisogna dargli pane e circo. O in questo caso pane e calcio, pane e olimpiadi. Allora, come si può evitare, soprattutto con le tangenti e la corruzione, che le olimpiadi, come i mondiali di calcio, diventino un'occasione per essere un salasso per il paese ospitante, che come l'Expo 2015, che è stata una truffa colossale, diventi un'occasione perché la mafia ci mangi su, la burocrazia ci mangi su, le industrie ci mangino, i politici. È stata tutta una corruttela. Adesso si sta indagando. Dicevano che l'Expo 2015 era libero dalla mafia, e invece la mafia ci ha regnato. Infatti, mancavano poche settimane all'apertura dell'Expo e già iniziavano ad arrestare gli organizzatori. Come evitare che in futuro gli Expo di ogni tipo, i mondiali di calcio e le Olimpiadi invernali, estive, eccetera, e qualsiasi evento sportivo siano occasioni lucrative, speculative e addirittura di loschi affari malavitosi? Uno sarebbe che, visto che le Olimpiadi hanno uno spirito interecumenico di riunire tutti i popoli, allora perché svolgerli in un solo paese, obbligando un solo stato ad assumersi un onere finanziario così grande e in poco tempo, quando, visto che si giocano una volta ogni 5 anni le Olimpiadi, come i mondiali di calcio, più o meno ogni 4, si possono organizzare. Visto che con i mass media che ci sono, le comunicazioni sono molto più facili, le Olimpiadi si possono organizzare in vari paesi, in 20 paesi, non in uno, simultaneamente. Così, invece di dover costruire 20 centri sportivi, 20 condomini residenziali per i turisti e gli atleti, 20 stadi differenti per differenti discipline, magari in 20 città di uno stesso paese, si scelgono 20 paesi nel mondo e ognuno si dedica a una disciplina. Primo, sarebbe un onere finanziario ed economico più controllabile per ogni paese, incluso del terzo mondo, perché questo darebbe diritto anche ai paesi più poveri di avere una loro porzione di Olimpiadi e di mondiali di calcio e di qualsiasi altro evento invernale ed estivo.
Secondo, che si potrebbe controllare la corruzione. Quando la massa di denaro è monumentale, non si può controllare gli sprechi, le inadempienze, le manomissioni, l'inesperienza e anche i furti e diciamo il raddoppiamento del preventivo, addirittura il preventivo può aumentare del 100%, del 1000%. Quindi tutte le tangenti, queste cose vengono controllate perché devi solo costruire uno stadio per una disciplina e un quartiere residenziale per poche persone. Per esempio, alla Danimarca gli danno il fioretto, alla Gran Bretagna la pallanuoto, al Camerun la staffetta 4x4. Allora, devi costruire poco, che pure un paese africano, sudafricano può partecipare. Dovrebbero partecipare tutti i paesi del mondo con delle opere. E quindi questo aiuterebbe non soltanto a risparmiare denaro, ma anche a evitare che un evento così massivo, che si può trasmettere attraverso i media, attraverso internet, diventi una piattaforma ideale per il terrorismo globale, perché altrimenti è più facile. Se in un paese vanno milioni di turisti per partecipare alle Olimpiadi e guardarle, fare degli attentati. Invece, se si svolgessero in contemporanea in 20 o 30 o 100 paesi differenti, sarebbe più difficile per il terrorismo globale organizzare, tanti attentati. Oppure, si cerca di non organizzarle. Per esempio, nel 2014 vogliono fare le Olimpiadi a Roma. Già abbiamo avuto esperienza nel passato di come ci siamo rovinati per organizzare le Olimpiadi a Roma e di tutte le strutture e infrastrutture che sono rimaste abbandonate. Piscine olimpioniche che sono andate in malora e che neanche sono state utilizzate nelle Olimpiadi perché considerate non idonee agli standard olimpionici. Eppure ci sono costati miliardi delle vecchie lire queste strutture ed infrastrutture. Allora dico, partecipare sì, ma non organizzarle. Organizzarle no e partecipare. Solo gli stati più ricchi si possono permettere, come la Germania, di organizzare olimpiadi che finiscono con costare 400-500% volte di più di quello che si era preventivato, ma che a futuro, se non c'è la speculazione, se non c'è la corruzione, se non c'è le tangenti con la mafia, a futuro la Germania è rimasta con delle strutture ed infrastrutture edilizie che gli servono per la vita dei cittadini. Invece in Italia siamo rimasti con dei colossi, con dei dinosauri morti, con dei cadaveri architettonici che non ci sono serviti a nulla. Sono state le Olimpiadi in Italia e i mondiali di calcio sono sempre stati degli elefanti bianchi, cioè degli animali difficili da mantenere, rari e difficili da mantenere, che in pratica poi è andato tutto in malore perché Matteo Montesi, che ti seguo sempre, tu fa dei documentari andando a vedere le strutture e le infrastrutture lasciate abbandonate dopo ogni mondiale di calcio o dopo ogni Olimpiadi nelle città italiane e vediamo il degrado, l'abbandono e tutto il resto. Quindi per me questi sono i fattori per cui sarà un fracasso le Olimpiadi in Brasile, che vendranno nel 2016, perché fra la paura alle malattie trasmissibili con le zanzare, la paura delle rivolte sociali perché Brasile sta in cammino a trasformarsi in un'altra Venezuela, con la corruzione che c'è stata in Venezuela prima con Hugo Chavez da Frias, e poi adesso con Nicolas Maduro che sono incapaci a gestire l'emergenza, perché si potevano fare degli sprechi quando il petrolio stava a quasi 200 dollari il barile, ma adesso che è sceso a 30-40 dollari e loro hanno puntato tutto sul petrolio e non hanno reinvertito nell'industria, ma populisticamente e demagogicamente davano tutto alla gente
adesso non hanno più delle entrate sicure perché il petrolio non gli dà nulla. C'è una grave crisi sociale in Venezuela che manca il cibo. Addirittura la gente si lamentava perché mancava la carta igienica. Ma io dico, se non hai da mangiare, a che cosa ti serve lavarti il culo? Vabbè, però Brasile è in cammino a trasformarsi in un altro Venezuela, quindi c'è il rischio di estallido social, cioè rivoluzione civile, come in Argentina nel 2001 o in Venezuela adesso. Rischio malattie, Zika, dengue, chikungunya. Rischio criminalità che è enorme in Rio de Janeiro. Basta vedere che nel mondiale di calcio 2014 hanno assaltato un sacco di argentini e di turisti internazionali. E poi la corruzione che non farà finire a tempo le opere. Bisogna vedere se quelli che finiscono a tempo, siccome pagano un mucchio di tangenti, non le truccano, magari saranno costruzioni pericolanti, potrebbero morire delle persone che vanno a assistere agli eventi sportivi. E poi il rischio terrorismo, che ne approfitteranno per essere presenti a un evento simile. Ed io adesso vi lascio, fra i link vi lascio il video che ho fatto nel 2014 parlandovi proprio anticipatamente, era un'anticipazione di questi temi. Nel 2014 già vi avevo anticipato che le Olimpiadi brasiliane di Rio de Janeiro del 2016 estive erano a rischio per colpa del Zika, della corruzione e del terrorismo, oltre che della criminalità, della miseria, dello stallido sociale. Care amiche ed amici che mi seguite dall'Italia e da altre parti del mondo, le Olimpiadi, se potete, vedetevele da casa, perché Brasile è a rischio di tutte quelle cose che ho detto prima, malattie virali trasmesse da vettori come le zanzare, terrorismo, crisi sociali che stanno molto male, è un paese che si sta per rovinare. E con questo io vi saluto, spero di essere stato sufficientemente chiaro. Riguardatevi il video che ho caricato in Facebook e in Google Plus, che ho fatto nel 2014. Io vi saluto con la vestaglia perché, vabbè, c'ho anche la camicia e un pullover. Perché fa molto freddo e ancora non ho accesso alla caldaia perché il gas è aumentato moltissimo. Però grazie di seguirmi, grazie di vedere tutti i miei video in YouTube e di commentarli. Io sono disoccupato. Se potete, guardate tutti i miei video, votate like e condivideteli e fate che li vedano molti. Io voglio che YouTube mi arrivi a pagare almeno $100, sarà la mia soddisfazione. Però se riuscirò ad avere milioni di iscritti mi daranno il bottone di diamante e magari mi daranno qualche milione di dollari. Vi prego, aiutatemi. Poi se volete collaborare con me, ditemi come si fa. Io vorrei collaborare con qualche YouTuber, ma non so come si fa. Quindi arrivederci, grazie di tutto e da presto, Ciao. Mi raccomando, care amiche ed amici di YouTube, non lasciate di seguirmi. Ciao!